oggi nuovo video super richiesto, infatti sto cercando di registrarlo il più velocemente possibile nonostante sia uscito anche un altro video ieri. Mi sono organizzata in tutti i modi per riuscire a pubblicare anche questo oggi, perché dopo giorni di annunci finalmente oggi è uscita la nuova collezione di Chiara Ferragni dedicata al make up. Questo è il motivo per cui mi vedete con la base fatta e il resto del viso ancora da fare. Ho già le mollettine, ho già qui lo specchio e soprattutto ho appena comprato la nuova collezione da Douglas, perché è in vendita proprio in esclusiva nelle profumerie Douglas e l'ho trovata anche qui ad Aosta. Ovviamente ho comprato tutta la collezione così possiamo testarla insieme e ho speso in tutto 195 euro, prendendo 7 prodotti che sono appunto tutti i prodotti usciti con la collezione. Non ci sono prodotti per quanto riguarda la base viso, quindi fondotinta e correttori per ora non ce ne sono, ma per il resto dovremmo riuscire a creare un look completo utilizzando i prodotti che sono usciti e che oltretutto hanno un pack molto carino e allo stesso tempo molto essenziale. Ma andrei con ordine così riusciamo ad applicarli man mano e ora della fine del video dovrei aver realizzato un look completo. Per prima cosa finiamo la base con il blush. È uscito un solo blush di questa collezione ed è il numero 01 Blush Me Up, che dovrebbe essere un blush anche illuminante. Sono molto curiosa, guardate che carino il pack. Spero che non faccia troppo riflesso perché ha tantissimi glitter, cioè è completamente liscio, ma ci sono tutti i glitter rosa, c'è l'occhietto in rilievo e la scritta Chiara Ferragni, è molto carino. Poi tutti i bordi sono in rosa lucido, il colore è questo ed effettivamente sì, è un blush molto luminoso che possiamo provare ad usare in tutti e due i modi, ma penso che sul mio incarnato si vedrà assolutamente di più come blush e non come illuminante. In generale sapete che a me questi blush illuminanti piacciono sempre moltissimo, soprattutto nel periodo estivo, perché vanno a far risaltare moltissimo l'abbronzatura, però li uso spesso anche nel periodo invernale, quindi direi di provare ad applicarlo subito. Tra l'altro molto carino il fatto che ci sia l'occhietto disegnato all'interno in rilievo, mi piacciono sempre queste cose, cioè sono proprio quelle cosine in più che non c'entrano niente col risultato del make up, ma secondo me anche l'occhio vuole la sua parte. Proviamo subito il blush. Sì, come immaginavo è pigmentato al punto giusto, ma non potrei assolutamente utilizzarlo come illuminante, mentre come blush devo dire che l'effetto non mi dispiace per nulla, è molto modulabile, quindi si può stratificare per avere un effetto più leggero come piace a me, oppure un effetto un pochino più strong, quindi si possono applicare diversi strati e ci si può giocare molto bene. Come texture non mi dispiace per nulla, io ne metto sempre un pochino anche in questa zona, soprattutto quando si tratta di prodotti illuminanti, perché mi sembra che diano quell'effetto baciata dal sole che anche in questa stagione male non fa. A me questo effetto vedo non vedo piace, ma lo sapete in generale perché preferisco questa tipologia di trucchi nella maggior parte dei casi. Poi oso anch'io un po', ma per tutti i giorni sicuramente è un colore che può andare benissimo perché dà proprio questo effetto fresco al viso. Il blush l'ho pagato 36 euro. Proseguiamo con il secondo prodotto prima di passare ai prodotti che mi avete richiesto di più e che non vedo l'ora di provare anch'io. Comunque testiamo anche il brow gel. Il pack è sempre molto carino con la scritta sul davanti e qui di lato abbiamo appunto il nome del prodotto, sempre 01 Swipe Up, sempre con la stellina disegnata dove c'è il nome del prodotto, e in questo caso il pack è molto carino di nuovo perché è tutto glitterato e qui appunto abbiamo il gel per sopracciglia che dovrebbe essere un gel totalmente trasparente perché è uscito un solo colore e effettivamente mi sembra proprio il classico gel fissante trasparente. Questo qui l'ho pagato 20 euro e direi di provarlo subito insieme. Io ho già applicato un pochino di matita sulle sopracciglia proprio perché non era prevista nella collezione. Vi ho avvicinati un pochino, tanto adesso ci concentriamo sugli occhi, almeno si vedono di più i prodotti all'opera, e direi di andare ad applicarlo. Mi sembra molto valido questo gel, considerate che
Io ho sempre le sopracciglia un pochino sfigatelle ed è una cosa che sapete da tempo. E infatti qualche anno fa ho iniziato a tatuarle. Scelta migliore non poteva esserci, però devo dire che questo prodotto, cioè, sta valorizzando tantissimo anche le pochissime sopracciglia che ho io. Spero che in videocamera stia rendendo, ma veramente sta dando un effetto pazzesco. Cioè, non credo di essere mai riuscita ad ottenere un effetto così bello per quanto riguarda le mie sopracciglia, che appunto sono veramente ridotte al limite, perché sapete che non ho tanti peli, non ho tanti capelli e di conseguenza non ho neanche tante sopracciglia, cosa che negli anni mi avete sentito ripetere un sacco di volte, ma non so se sia solo una mia impressione, mi sto prendendo benissimo perché in questo caso sembra davvero che io le abbia, cioè me le ha veramente valorizzate tantissimo e spero tanto che la differenza si stia vedendo in videocamera. Per me questo qui promossissimo diventerà tipo il prodotto che mi vedrete utilizzare di più di qui a non so quanto, perché non mi è mai successo di ottenere un risultato del genere. Sono veramente bellissime. E finalmente passiamo al trucco occhi. Ho già messo il primer e ora possiamo andare a utilizzare la nuova palette. Questa qui si chiama The Iconic Palette No Rules Just Makeup e ci sono all'interno 15 colori diversi. From day to night, don't be afraid to express yourself. E il pack è sempre più o meno simile. Sul davanti appunto c'è il logo e sul retro invece ci sono già tutti i colori che mi sembrano sia shimmer che matte, ma direi che possiamo aprirla così lo scopriamo insieme e la utilizziamo insieme. La palette, tra l'altro, è la cosa più costosa di tutto l'haul perché l'ho pagata 49 € e il pack di nuovo è spettacolare. Spero davvero che non stia facendo riflesso. In questo caso i glitter sono tutti in rilievo ed è fatta in cartone con la classica chiusura calamita. E questa è la palette all'interno, è veramente molto molto carina. Di nuovo c'è tutto questo hardware in color rosa, oro rosa quasi, e mi piace tantissimo il fatto che ci siano anche tutti gli occhietti disegnati in questa parte. Unica cosa, a me piacciono di più le palette che si piegano completamente, infatti mi si è chiusa, cioè mi piacciono quelle in cui riesco a ruotare lo specchio nella parte posteriore, perché non lo so, mi viene anche più facile farvele vedere aperte. Comunque i colori sembrano veramente molto belli e ci sono tanti colori che utilizzo abitualmente, forse quelli con cui farò un pochino più di difficoltà sono i classici colori, quelli un pochino più particolari come questi azzurri, quindi Bling Bling, Sisterhood e anche probabilmente Amazing, ma questo potrebbe stupirci perché essendo un verde foresta molto glitterato e alla luce del fatto che ultimamente sto assolutamente amando i vestiti verdi, potrei riuscire ad usare un pochino più del solito, ma oggi direi che proviamo a creare un look abbastanza semplice. Volevo riprodurre quello che ha lei nella foto di presentazione della collezione, però allo stesso tempo sono anche curiosa di testare un po' più di colori, quindi ora capiamo cosa fare. Vi ho avvicinato ulteriormente così si vede bene il trucco occhi e con il pennello, questo qui solito largo, è uno di Sephora ma lo uso tantissimo e nel tempo si è cancellato il numero. Comunque con questo pennello vado a prendere il colore più marroncino e lo stendo su tutta la palpebra mobile. Questi colori sapete che rispetto al mio incarnato non sono super super visibili, quindi li uso sempre più che altro per andare a uniformare e a togliere i vari rossori che purtroppo ho sia sulla palpebra che sull'arcata sopraccigliare. Però spero che si stia vedendo perché nonostante sia un colore effettivamente molto chiaro e assolutamente opaco, è pigmentato, cioè anche sulla mia palpebra, che di solito con questi colori ha un po' più di difficoltà, il risultato e la sua presenza si nota assolutamente, facendo quell'effetto vedo non vedo che a me piace molto per quanto riguarda il trucco occhi. Per la piega dell'occhio andiamo a fare un mix di questi due colori opachi, quindi del rosa e del marroncino. Sono un pochino polverosi ma non eccessivamente, quindi usiamo Be Better e Dream It nella piega dell'occhio, spostandoci anche verso l'esterno in modo da andare a pigmentare il più possibile la zona dove di solito creo la codina di eyeliner. Devo dire che questo mix di colori
mi piace moltissimo e sono assolutamente scriventi, ma allo stesso tempo mi sembrano parecchio modulabili, quindi si può facilmente decidere l'intensità del colore. Sono veramente facilissimi da sfumare e non stanno facendo fallout, quindi assolutamente questi tre colori opachi per ora promossissimi. Adesso intensifico ulteriormente la piega dell'occhio, così poi andiamo a dare un tocco di brillantezza in più, perché voglio assolutamente provare anche i colori shimmer. In realtà voglio principalmente provare i colori shimmer proprio perché di solito sono quelli che su di me si vedono meno e in generale risultano sempre un pochino meno pigmentati, cosa che sarebbe un peccato perché nella palette sembrano veramente bellissimi. Prima di procedere con i colori shimmer però vado a prendere con un pennello di precisione il marrone ancora più scuro e sempre opaco che è Night Out e vado appunto a creare una sorta di linea di eyeliner partendo dalla metà finale dell'occhio e allungandomi verso l'esterno. Anche questo colore promosso e assolutamente pigmentatissimo. Già così devo dire che il risultato non mi dispiace, però voglio continuare a testarlo un pochino visto che non vedevamo l'ora di provarla insieme, approfittiamone. Pennellino piatto e vado a prendere il colore Love Fiercely, che è il più simile in assoluto al colore del pack esterno della palette, e vado a picchiettarlo solo nella parte centrale dell'occhio collegandomi alla sfumatura che abbiamo appena fatto. In questo caso il colore è da modulare un pochino di più, quindi sto già facendo la seconda passata perché, come succede sempre con i colori shimmer, è sicuramente molto meno visibile, però è assolutamente identico, anche una volta applicato, al colore che si vede nella palette. Quindi è una bellissimissima punta di rosa che non credo di avere in nessun'altra palette. E devo dire che mi piace tantissimo l'effetto, anche l'abbinamento con gli altri colori che abbiamo appena usato. Spero un sacco che in videocamera stia rendendo, perché davvero il colore una volta applicato, queste sono due passate, risulta assolutamente identico al colore che c'è proprio nella palette, ed è una cosa che capita veramente rarissimissimamente. Pennellino pulito e vado a prendere il colore più chiaro in assoluto, che è So Shiny ed è di nuovo leggermente glitterato, e vado a stenderlo per illuminare l'arcata sopraccigliare, dopo che con il gel sono riuscita ad ottenere questo effetto molto carino per quanto riguarda le sopracciglia. Assolutamente valorizziamolo. Anche questo colore, nonostante sia shimmer, è davvero molto molto pigmentato ed è facilissimo da stendere. Oltretutto non fa assolutamente fallout, mi piace veramente tantissimo e va ad aprire un sacco lo sguardo applicato nell'arcata sopraccigliare. Per quanto riguarda il trucco occhi direi che ci siamo. Riprendo un pochino di Dream It, che appunto è il marrone opaco che abbiamo usato nella piega dell'occhio, e vado semplicemente a pigmentare la parte finale della rima inferiore esterna in modo da creare ulteriormente questo effetto leggermente allungato. Comunque, prima impressione per quanto riguarda la palette, secondo me assolutamente promossa. Sicuramente poi avremo modo di testare altri look in occasione dei vlog. E passiamo al penultimo prodotto di questa collezione, che appunto è il mascara, quindi sempre stesso pack, sempre 01 con stellina disegnata, e questo si chiama Iconic, molto carino anche il gioco di parole, e molto molto carino anche il pack, che è assolutamente simile a quello del gel per le sopracciglia, però appunto in questo caso è un pochino più grande, e l'applicatore mi sembra un applicatore di quelli standard che solitamente mi piacciono. In questo caso, come nel caso del brow gel, tutti i glitter non sono in rilievo, quindi rimane assolutamente morbido morbido, e il mascara non mi sembra niente male, considerate che esattamente come per quanto riguarda le sopracciglia, anche per quanto riguarda le ciglia, ma è una cosa che nel tempo ormai vi ho detto mille volte, non sono fortunatissima, però facendo la laminazione devo dire che stanno assolutamente migliorando e stanno crescendo un pochino più del solito. Questo mascara fa un effetto
sicuramente più naturale, sicuramente non fa l'effetto ragnetto, quindi non appiccica le ciglia e devo dire che le allunga parecchio, però allo stesso tempo io preferisco mascara un pochino più strong, anche un pochino più visibili, perché appunto ha bisogno di una maggiore intensità per quanto riguarda l'effetto. Non è assolutamente male, però ci sono mascara che mi piacciono di più. Comunque l'ho pagato 25,50 euro. Adesso proviamo intanto ad applicarlo a sinistra e poi a fare la seconda passata. Bisogna insistere un pochino, ma secondo me comunque il risultato per quanto riguarda la lunghezza c'è, ma per quanto riguarda il volume, perlomeno rispetto a quelle che sono le mie esigenze, non lo vedo tantissimo. Per il resto è assolutamente molto nero, molto pigmentato, ma direi che è allungante più che volumizzante. Risultato finale del mascara con due passate. Devo dire che effettivamente con due passate migliora tantissimo l'effetto e è abbastanza strong come piace a me. Quindi direi che gli diamo altre chance e poi dopo un po' di utilizzi vi do il verdetto definitivo. Per ora è un no. Completiamo il look con gli ultimi tre prodotti. Sono usciti tre rossetti diversi, sono due nude e un rosso, quindi direi che possiamo partire dal nude. C'è il numero 01 All That Glitter, numero 02 Working Girl e numero 03 Hot Mamas, e costano 20 euro l'uno. E il colore del rossetto all'interno si capisce anche dal colore della stellina, questo dovrebbe essere quello rosso, quindi direi che partiamo dallo 02 che sembra il più chiaro, quindi Working Girl. Sono molto curiosa di vedere il pack di questi rossetti. No vabbè, il pack è carinissimo, di nuovo super liscio ma con tutti i glitter rosa, e c'è l'occhietto sempre in questa bellissima tonalità di rosa, che è la stessa tra l'altro che abbiamo applicato sulla palpebra mobile. Adesso vado a eliminare un pochino di burro cacao e andiamo subito a provare questo colore, che è molto simile a quelli che utilizzo abitualmente. È semplicemente leggermente più aranciato rispetto a quelli che utilizzo di solito. La formulazione mi sembra molto molto cremosa e risulta già coprente e opaco con una sola passata. Unica cosa rispetto ai colori che io utilizzo abitualmente, questo è un mix tra un color pesca e un color nude, e su di me di solito questi colori non stanno benissimo, però sapete che con i rossetti io ho sempre un problema di fondo, nel senso che difficilmente mi ci vedo, ce ne sono proprio pochi e nella maggior parte dei casi siete poi voi che, vedendomi indossare, mi convincete ad utilizzare un colore. Quindi sui rossetti mi esprimo meno perché preferisco aspettare di sapere cosa ne pensate voi, però sicuramente è uno di quei colori che va benissimo per un trucco da tutti i giorni, ma allo stesso tempo si può sposare bene anche con un trucco da sera, anche con un occhio bello intenso, visto che nella palette ci sono comunque dei colori scuri, c'è anche il nero. Questo rossetto sicuramente può abbinarsi benissimo, assolutamente formulazione molto morbida, molto confortevole e coprente e opaco alla prima passata, quindi per quanto riguarda la texture e la formulazione secondo me è promossissimo. Per quanto riguarda il colore è una questione di gusti, quindi voglio aspettare di sapere cosa ne pensate voi, come sta a me. Anche la rimozione è molto semplice, non si deposita nelle pieghe e viene via bene, altra cosa che apprezzo molto nei rossetti. Ora passerei allo 03, che di nuovo dovrebbe essere un altro nude, e questo qui è Hot Mamas. Il pack è sempre lo stesso, quindi sempre con l'occhietto, e questo è un nude leggermente più tendente al marrone. Diciamo che tra i due, vedendoli così, questo è sicuramente un colore su cui mi orienterei di più, però adesso lo applichiamo così vediamo la differenza e appunto mi fate sapere voi. Anche questo è molto morbido da applicare e risulta un pochino più cremoso rispetto all'altro, anche proprio come impatto visivo, e anche in questo caso risulta comunque molto coprente già solo con una passata. Questo è il risultato finale e devo dire che tra i due colori sinceramente mi vedo molto molto meglio con questo, però
voglio assolutamente aspettare di sapere cosa ne pensate voi. In generale è veramente molto confortevole sulle labbra, allo stesso tempo non so se lo state notando, io ho iniziato a parlarvi subito senza neanche lasciarlo asciugare e non si sta depositando sui denti, cosa che con l'apparecchio mi succede ancora di più di quanto non mi succedesse prima di metterlo, eppure devo dire che sono belli, confortevoli, ma restano lì dove li mettete, quindi per ora per la formulazione assolutamente top. È il momento di testare l'ultimo rossetto, questo qui mi preoccupa un pochino di più, però ho voluto prenderlo assolutamente un po' perché ci tengo sempre a provare tutte le collezioni con voi, un po' perché in tanti me l'avete segnalato e soprattutto non ho assolutamente rossetti di questo tipo, ma c'è un motivo, nel senso che è un rossetto molto tendente al rosso e assolutamente strapieno di glitter. Spero che si stia vedendo bene in videocamera perché è veramente glitteratissimo, cioè molto simile, infatti è molto carino da vedere perché è molto simile ai glitter che ci sono sul pack. Ora proviamo ad applicarlo, so che a voi piace sempre quando indosso rossetto rosso, invece io ho una difficoltà estrema a portarlo, ma ogni volta ci provo. Qui magari è meglio se non farlo troppo, anche perché è veramente rossissimo e io non ho assolutamente messo la matita labbra perché volevo usare solo i suoi prodotti. Risultato finale del rossetto su di me. Io assolutamente pensavo peggio, in realtà è un rosso con una punta di arancione abbastanza caldo, quindi non mi sembra che sia malissimo e oltretutto, nonostante siano tonalità totalmente diverse, non sta neanche male con il trucco occhi. Ora mi sto continuando a guardare nello specchio perché sta andando da tutte le parti con l'apparecchio, è sempre un disastro, quindi magari meglio lasciarlo asciugare un attimo. E intanto magari ne approfittiamo per togliere anche le mollettine, che non so per quale motivo sto continuando a tenerle. Sì, vi confermo che il colore si muove tantissimo e ho aspettato 2 minuti, ma ancora probabilmente è sempre quel problema che ho da quando porto l'apparecchio con questa tipologia di colori, perché rimane molto molto morbido, esattamente come gli altri che abbiamo provato, ma essendo un pochino più strong e più pigmentato si sposta un pochino di più. In generale vi dico la verità, mi aspettavo peggio, cioè quando abbiamo aperto il rossetto e visto il colore ero un pochino spaventata perché mi sembrava un po' tanto un effetto vintage. In realtà non è poi così male, adesso poi aspetterò di sapere da voi, probabilmente mi sarebbe piaciuto di più sì questo effetto lucido ma con meno glitter, anche se devo dirvi che una volta applicato, spero che in videocamera stia rendendo, non si vedono così tanto i glitterini, quindi ha queste perlescenze, è un po' cangiante, rimane con appunto queste pagliuzze dorate che non sono così fastidiose quanto mi sarei aspettata, però in generale sicuramente preferisco gli altri due colori che abbiamo provato. Però appunto è anche vero che io sono di parte, quindi aspetto assolutamente di sapere da voi, anche perché direi che ce l'abbiamo fatta. Questo era tutto per quanto riguarda la nuova collezione di Chiara Ferragni dedicata al make-up. Sono contenta di essere riuscita a testare la maggior parte dei prodotti, poi ovviamente per quanto riguarda la palette, così come il mascara, ma in generale come tutti gli altri prodotti, ci sarà modo di testarli ancora meglio insieme. Questo era più che altro un video haul con first impressions, che devo dire sono state molto positive, però avrò modo poi di continuare a testarlo e sicuramente di aggiornarvi nei vlog. Comunque sì, direi che io smetto di parlare così vado a togliere il rossetto perché sta tipo prendendo possesso anche del mio apparecchio, perciò è assolutamente il mio momento di smettere di parlare e il vostro momento di sbizzarrirvi nei commenti qui sotto. Fatemi sapere cosa ne pensate, cosa vi piace, se avevate intenzione di provare la collezione, se non vi ha colpiti, insomma come sempre fatemi sapere tutto nei commenti qui sotto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!